posizione di Hegel critica sulla importanza da dare alla dimensione del sentimento. E esso, Hegel diceva, che appellandosi al sentimento, il senso comune la fa finita con chi non sia d'accordo con lui. Trovate la pagina? E aggiungeva che deve dichiarare di non avere altro da dire a colui che non ritrovi e non senta dentro di sé la medesima cosa. Il punto di vista di Hegel è che il sentimento non è in sé cattivo, ma è quella dimensione che lascia il soggetto, tra virgolette, se volete l'individuo, entro i suoi confini. Stai bevendo? Acqua. Acqua di? Naturale, per capello. Da fondare. Da fondare. Ti puoi concentrare? No, sono libero. Hai libero da fondare. E poi è libero. E di conseguenza, dicevi, che questo stare in maniera assoluta presso di sé e abbarbicarsi a questo presso di sé, in qualche modo calpesta, dice Hegel, la radice dell'umanità. Infatti la natura dell'umanità è di spingere all'accordo con gli altri, ed essa ha la propria esistenza solamente ove si sia stabilita la comunanza delle coscienze. Ora, nelle pagine che vi ho mandato, meglio che ho mandato a Pepino e che ha fatto girare, ci sono due pagine siglate A, B. Prendete quella siglata A e B, e sono dei passaggi, sempre su questa questione del sentimento, che Hegel esprime nell'introduzione alla filosofia della storia. Questa non ci sono. Le rimando perché l'altra volta non si sono caricate. Ah? Vabbè, ve le trovate dopo, mo sentite a me. Ora Hegel ovviamente ci tiene a sottolineare il fatto che la differenza specifica dell'animale umano rispetto all'animale umano, all'animale animale, sia e consista nel pensiero, o sul fatto che l'uomo è pensante e che in forza del pensiero si distingue dall'animale. E da pensante si comporta anche quando non ne è consapevole. Un'aggiunta che è abbastanza importante, perché se ci limitassimo alla prima definizione e determinazione, avremmo che questo uomo è pensante 24 ore su 24, ma nella forma dell'attenzione assoluta. E che l'aggiunto invece che il pensare, che è proprio la naturale essenza dell'umano, è qualcosa che avviene anche in maniera inconsapevole. Quindi questo tratto in qualche modo definisce il pensare, secondo Hegel, in una forma non di attenzione o di lucida coscienza, ma in un tratto sempre presente anche quando non si è presente a sé stesso. Ed è la cosa che appunto credo di avervi detto più volte, che in realtà non sono io a pensare, ma è il pensiero a pensare. O meglio, quando io penso non faccio altro che elevarmi, erigermi dalla massa dei pensieri nella quale normalmente sto e li faccio presenti a me,
cioè mi rendo consapevoli. Ma perché arrivi sempre in anticipo e poi con ritardo? E nel frattempo devi fare questo. No, ma sembra così, arrivo, sta là fuori, non entra perché devo andare in mano. Dopodiché arriva di corsa. E certo, senza essere disturbati dai bisogni animali. Bravo. Ora, che appunto l'animale umano si distingua dall'animale animale in forza del pensiero, e che questo pensiero sia, come dire, la traccia onnipresente anche nella forma dell'assenza della non consapevolezza, non porta Hegel però a una come dire, definizione del sentimento, come dicevo prima, come qualcosa di cattivo, cioè che la natura del sentimento sia di per sé cattiva. No, quello che Hegel vuole mettere in evidenza è che basarsi sul sentimento, sul sentire proprio, quando viene assolutizzato e posto come termine del rapporto all'altro, in realtà sta ponendo la dissoluzione del rapporto. Perché appellandosi al proprio sentire, l'altro ha il suo proprio sentire e quindi o si trova una comunione di intenti sentimentali, cosa impossibile o meglio avvertibile solo in determinate situazioni e sicuramente in quelle situazioni che non fanno parte della modalità del pensare come pensare razionale. Detto questo, Hegel continua in quella pagina che non avete davanti, che l'ha già mandata a fare. Sì, ci sta adesso. Ci sta adesso. Vero è che ogni realtà spirituale, ogni contenuto della coscienza, provato? Ciò che è prodotto e oggetto del pensiero, date una mano al vecchietto che non si trova, sicuro? No, non c'è. È tutto che non c'è. No, io ho mandato tutto quanto. Ma sul gruppo di filosofia matricola. Ma mandalo sul telefono. Ma fatti amiche. Non è entro la seconda. Vero, il concetto dello spirito. No. A e B. Poi ci sono altre quattro immagini, uno, due, tre e quattro. Devi trovare la frase che comincia, vero è che oggi in realtà spirituale. Che pagina? Grazie. La 20? Sì, sì, sì. Sto mandando su Telegram. No, sto mandando. Trovato? Allora. Vi leggo, vero è che ogni realtà spirituale, ogni contenuto della coscienza, ciò che è prodotto e oggetto del pensiero, e prima di ogni altra cosa la religione e l'eticità, deve esistere nell'uomo e di fatto esiste anche nella forma del sentimento. Come vedete, l'inizio è appunto che anche il sentire nella sua forma può avere contenuti quali quelli della religione o dell'eticità, quindi non è appannaggio la religione o l'eticità solo del pensare o del pensare cosciente, razionale, eccetera. Esiste la religione e l'eticità anche nella forma del sentimento. Okay. Cosa stai cercando di dire? Sì, sì. Ma il sentimento, fate attenzione a questo, non è la fonte onde affluisce all'uomo questo contenuto.
ma solo la forma in cui si trova in essa, in esso, e anzi la forma più bassa che egli ha in comune con l'animale. E siamo a questo altalena, meglio a questa oscillazione dall'umano all'animale e dall'animale verso l'umano. Religione ed eticità, che sono, come dire, le forme, le dimensioni che Hegel prende ad esempio in questa introduzione alla filosofia della storia, per parlare della realtà spirituale, queste forme, queste dimensioni culturali sono anche nella forma del sentimento. Ma bisogna fare attenzione che il sentimento non è la fonte onde affluisce all'uomo questo contenuto, che significa che la dimensione della religione, la dimensione dell'eticità, nella sua, nella loro concrezione e concretezza intersoggettiva, non nascono dal sentimento, ma il sentimento è solo la forma in cui si trova in esso. Quindi c'è un sentire religioso, c'è un sentire etico, oppure un sentimento della religione, un sentimento dell'eticità. Ma avere sentimento dell'eticità o della religione non significa che l'origine della religione e dell'eticità abbia nel sentimento il suo punto di scaturigine. Certo, guardi là. Anche perché, dice Hegel, questo modo di avere, tra virgolette, uso questo termine per forse più preciso, sentore del religioso o dell'etico, è qualcosa che l'umano, nella forma appunto del sentimento, ha con l'animale. Anche l'animale sente, ha sentimenti, non nel senso in cui noi parliamo dei nostri sentimenti, come appunto sentore, coscienza di sé non razionale. E dice Hegel, questa forma del sentire è qualcosa che accomuna come forma la più bassa l'umano all'animale, anzi ce l'ha in comune con. Ecco perché ogni volta, invece di dire semplicemente l'umano, dico l'animale umano, differenziandolo dall'animale animale. E non dovete mai dimenticare appunto che il tratto iniziale e inaugurale del vostro essere umano ha nell'animalità e nell'essere animati la sua fonte. Ora, parlando appunto della realtà spirituale o dell'ambito della cultura, dell'ambito della storia, eccetera, Hegel aggiunge: ciò che è sostanziale deve pure esistere nella forma del sentimento, ma è anche in altra forma più elevata e più degna. Qui siamo, come dire, nella visione, diciamo, quasi ovvia che l'umano, come dire, sia qualcosa di elevato, di più degno rispetto all'animalità. Hegel non è sempre così caustico rispetto a questo, ma sulla questione dell'animale ci sono dei passi nella filosofia dello spirito ienese, ma anche successivamente nell'antropologia filosofica, nell'antropologia dell'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, che è tutta la sezione chiamata da Hegel anima, che è tutta la dimensione che accomuna e allo stesso tempo comincia a intervallare, a dichiarare
lo spazio che è lo spirituale. E se andate a leggere un giorno questa sezione dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, vi troverete delle riflessioni, delle considerazioni molto pertinenti e molto puntuali sulla animalità della nostra figura umana. Ora, tornando a questo passo, quello che è sostanziale, sta parlando della realtà spirituale, dove ogni contenuto è prodotto e oggetto di pensiero, deve pure esistere nella forma del sentimento. Il problema qual è? Che esiste anche in un'altra forma. Hegel dirà che questa è la posizione, come dire, strutturalmente ambigua dell'umano, il quale sta insieme di qua e di là, verso l'animale e oltre l'animale, ma sempre in questa compresenza. Se esiste nella forma del sentimento, esiste anche nella forma del pensare o del concetto o della ragione, che Hegel definisce più elevata e più degna. E poi, quindi stabilito, come dire, questa differenza anche di afferenza, proprio di spazio, tra la dimensione tutta sentimentale e la dimensione tutta pensosa o pensierosa di natura, se si volesse per forza trasferire nel sentimento e mantenere universalmente nel suo ambito, per favore seguite sul testo che vi ho dato, l'eticità e la verità, il contenuto più spirituale dello spirito lo si attribuirebbe essenzialmente alla forma animale, mentre questa non è affatto capace di contenuto spirituale. Chiaro? Prova a dirlo, ma se tu guardi me invece di leggere questo origine, è chiaro che non è chiaro. Rileggi la frase e la spieghi. Perché se senza di esistere, se si vuole essere forza, spiegare il sentimento. Se leggi così veloce non capisci. Già leggendo lento più sapevo che capisci. Abbia, con le pause. Se si volesse per forza trasferire il sentimento e mantenere universalmente il suo ambito, il contenuto più spirituale dello spirito lo si attribuirebbe essenzialmente alla forma animale, mentre questa non è fatto capace di contenere lo spirituale. E vediamo, ti risulta più chiaro dopo la lettura. Prova, siamo. Sostanzialmente certi concetti non sono adatti. Quando leggete un testo, state alla lettera del testo e non saltate la lettera del testo. Non inventate quello che non c'è. Già stavi partendo per la tangente. Allora, finora che cosa dico? Che la religione e l'eticità sono delle dimensioni che possono esistere anche nella forma sentimentale. Ma non solo, però la forma del sentimento non è adatta. No, il sentimento non è la fonte da cui affluiscono, la fonte originale da cui affluiscono questi contenuti, ma è semplicemente un modo di viverli, tra virgolette. Ok? Ora però aggiunge che ciò che è sostanziale non deve esistere solamente nello spirituale come spirituale, ma deve esistere anche come forma animale del sentimento. Ok? E dunque abbiamo due modalità, due forme, due maniere di vivere la religione e l'eticità, o nella forma del sentimento o nella forma del pensiero.
Ora però, qual è il problema? Se si volesse, vai. Se pensiamo alla religione e l'eticità solo della dimensione della forma del sentimento, cioè rimarrebbe comunque la sua forma più bassa, che quella dell'animale. Il contenuto del religioso e dell'etico lo si attribuirebbe alla forma animale, cosa che non è possibile. Perché? Perché sono appunto... Perché questa, la forma animale, non è affatto capace di contenuto spirituale. Cosa vuol dire? E non esiste questo ragionando intorno a queste cose. Perché non puoi definire l'animale animale un essere spirituale? Ah? E questo è come dire il tratto generico. Qual è la differenza immediata che può vedere tra l'animale, il gattino, il cane o il pappavalla, la tartaruga, il trio di animali che tenete in casa e lui o lei? Su che cosa vi fermeresti? Bravo. Che vuol dire? L'animale che fa? Focalizza. Tu focalizzi mai? Sì o no? No. E che animale umano si se non focalizza? Il sentimento è una forma di focalizzazione. Poi anche, come dire, dei contenuti spiritualizzati, nel senso che c'è un modo di sentire che viene in qualche maniera trasmesso da altri, i nostri genitori, i nostri educatori, i nostri amici, eccetera. Il problema qual è? È che la forma animale non è capace di un contenuto spirituale, ovvero non è capace di uscire da che cosa? E nel senso? Cioè, non si esprime. No, come si esprime? Come? In tutte le maniere possibili e immaginabili del suo modo d'essere. Alza la voce, apri la bocca, parla. Che cosa sta dicendo qui? Se si volesse per forza trasferire nel sentimento e mantenere universalmente nel suo animo l'eticità e la verità, eticità e verità sarebbero raccordati al sentito, rapportati al sentimento futuro, solo quelle forme elementari ed elementali dello spirituale, ovvero la forma animale. Il problema di Hegel è che l'animale non ha la possibilità di sviluppare
un contenuto oltre naturale. L'animale è chiuso nel suo ciclo. L'uomo non è chiuso nel suo ciclo. Anzi, quando leggeremo le altre pagine, troveremo che è esattamente il pensiero il punto di rottura temporale rispetto al ciclo animale. L'uomo è capace di uscire fuori da sé, è capace di reprimere un desiderio, un istinto, un bisogno, è capace soprattutto di ritardare la richiesta di soddisfazione che gli viene dalla sua natura animale. E tutto questo in forza del, tra molte virgolette, del pensiero del pensare, perché il pensare è esattamente il tempo del ritardo che viene messo, dice Hegel, tra la pulsione, il bisogno di soddisfare qualcosa e la sua soddisfazione compiuta. Il sentimento è la forma più bassa in cui qualsiasi contenuto può esistere. Come vedete, Hegel non va con l'accetta a tagliare le dimensioni del sentire e del pensare. Articola, modula le dimensioni. Riconosce che anche nella forma del sentimento le cose più alte ed elevate e dignitose che ci fanno quegli esseri umani che siamo, si trovano, ma si trovano esattamente nella forma più bassa, nel senso del cammino evolutivo o del cammino educativo dell'essere umano. Quindi qualsiasi contenuto può essere sentito e reso sentimento, dove sentimento non sono quelle cose che pensiamo noi normalmente. Sentimento è ogni cosa che viene in qualche modo dal soggetto senziente reso consapevole e riferito a sé. È la forma più bassa in cui qualsiasi contenuto può esistere. Permisero che voglia essere, esso vi ha la sua sede. Quindi la forma aurorale in cui i contenuti spirituali possono esistere, non è che detto, ma possono esistere, è anche nella forma del sentimento. Tanto è vero che all'epoca di Hegel molti intellettuali del suo tempo davano privilegio e primarietà al sentire, alla religione, all'arte, ma soprattutto appunto a questa capacità di fissarsi nel sensus sui come capacità di essere un essere sentimentale. Ora Hegel dice: permisero che voglia essere, ogni contenuto spirituale può avere la sede nel sentimento. Il problema è che cambia il modo di stare in una dimensione e di